c'è un'Italia che vince, convince e lascia sperare in un grande futuro, e c'è un'Italia invece che delude, perde e che pone sicuramente degli interrogativi. Bentornati ad Olin Podcast. In questo secondo episodio parliamo proprio di quanto accaduto in questi giorni, dove abbiamo visto una bellissima vittoria azzurra nel campionato europeo a squadre di atletica. Non era mai successo, una prima assoluta. E poi abbiamo visto, proprio notizia di ieri sera, l'eliminazione piuttosto mesta della nazionale Under 21 dagli europei di calcio di categoria, che erano qualificanti per i giochi di Parigi 2024. Partiamo dalle note negative, quindi in questo caso parlando del calcio e di quanto accaduto ieri, perché per la quarta edizione consecutiva l'Italia del calcio non sarà presente in un torneo a 5 cerchi. E questo ovviamente a meno di miracoli da parte delle ragazze, perché di miracolo sportivo si tratterebbe se riuscissero a centrare la qualificazione, che non è mai riuscita peraltro tutta la storia del calcio femminile alle Olimpiadi, perché a differenza del torneo maschile in cui alle Olimpiadi si gareggia con l'Under 23 più eventuali 3 fuori quota a scelta, nella nazionale femminile olimpica giocano le nazionali maggiori, quindi è come se fosse un mondiale in cui è più difficile qualificarsi, perché sono solamente 12 posti e per l'Europa sono soltanto 2, Francia esclusa, che è già qualificata come paese ospitante. Quindi andranno le 2 finaliste della Nations League femminile, con 16 nazionali agguerritissime al via e nazionali maggiori. Quindi capite bene che parliamo di un'impresa oggettivamente molto molto difficile. La speranza è sempre l'ultima a morire, certo, però si tratterebbe davvero del miracolo sportivo. Quindi detto questo, sono 4 edizioni consecutive in cui non presentiamo più il calcio alle Olimpiadi, e l'ultima è stata appunto Pechino 2008 con la sconfitta nei quarti di finale contro il Belgio 3-2. Una nazionale che vanta comunque nel suo palmarès 4 titoli mondiali, un titolo olimpico nel 36, anche 2 bronzi, Amsterdam 28 e Atene 2004, peraltro in quella squadra c'erano dei giocatori che poi hanno vinto il mondiale 2 anni dopo nel 2006. Sicuramente per una nazione con questa tradizione e che fa del calcio il suo sport principale, onestamente non si può non parlare di fallimento. Noi, come sapete chi ci segue, siamo sempre molto attenti alle parole da usare, quando usarle, e cercare di essere più chiari e corretti possibile. Ma in questo caso oggettivamente il termine fallimento è adeguato e non si può usare altro termine. Sostanzialmente anche perché ce la siamo complicata, ce la siamo rovinata noi con le nostre mani, perché è vero che con la Francia ci sono stati torti arbitrali, il gol di 1,5 metri dentro non dato perché non c'era il VAR, cosa abbastanza inspiegabile questa in un torneo di questa importanza che qualifica le Olimpiadi, e errori comunque anche di altre azioni come l'azione del gol francese della vittoria. Però poi siamo stati noi comunque a scendere in campo molli con la Svizzera dopo il 3-0, farci fare 2 gol poi decisivi alla fine per la differenza reti, e siamo stati noi a giocare in modo, anzi direi non giocare contro la Norvegia, e forse questa è stata la cosa più brutta di quello che abbiamo visto ieri, proprio questa mancanza di volontà, questa mancanza di cattiveria agonistica, andare a cercare a tutti i costi il risultato, perché era fondamentale cercare perlomeno di arrivare ai quarti di finale e poi giocarsi quello che sarebbe stato uno spareggio per la qualificazione olimpica, che era l'obiettivo di questa squadra comunque piena di giocatori che giocano stabilmente in Serie A, con giocatori anche del giro nazionale maggiore. Insomma, sicuramente almeno ai quarti questa squadra doveva arrivare, poi magari avremmo potuto perdere con la Spagna nel quarto di finale perché c'è superiore per tanti motivi, però almeno bisognava arrivare a giocarsi quella partita che era la partita fondamentale, che era la nostra finale per quanto riguarda questo torneo. E purtroppo dobbiamo constatare come il calcio in Italia sia in crisi. Lasciamo perdere i risultati delle squadre di club che sono per lo più farcite da giocatori stranieri. Il problema del calcio italiano sostanzialmente è la mancanza di visione, la mancanza di progettazione e la mancanza di voglia di avere un futuro con i giovani, perché i ragazzi interessanti ci sono, ma purtroppo subiscono un destino negativo nella maggior parte dei casi. Il primo in età proprio molto piccola, quando vengono scartati magari da allenatori dei settori giovanili perché si cerca di vincere a tutti i costi anche in quelle categorie, perché magari l'allenatore è
ci tiene a fare carriera in qualche modo, quindi a portare i trofei, e quindi si predilige la tattica in età molto giovane piuttosto che davvero la ricerca del talento e l'espressione del giocatore. Questa è una cosa fondamentale. E poi soprattutto i ragazzi vengono persi anche dopo. Faccio un esempio: la finale nazionale italiana Under 20, che è arrivata in finale al mondiale quest'estate, persa contro l'Uruguay, ha dei giocatori, ha soltanto pochissimi giocatori che hanno dei minuti in Serie A, e la maggior parte di questi non hanno la possibilità di esprimersi perché quasi tutti giocavano tra la Serie B, Serie C o in primavera. Mentre invece nelle altre nazioni ai ragazzi anche di 17-16 anni viene data la possibilità di giocare, di potersi esprimere, e se non c'è la possibilità di giocare nella squadra principale vengono comunque mandati a giocare, come ad esempio accade in Inghilterra nel Championship, che è un campionato sicuramente formativo, ma comunque gli viene garantita la possibilità di giocare, di potersi esprimere per poi tornare alla loro squadra principale. Invece purtroppo in Italia la maggior parte dei ragazzi si perde perché marcisce sostanzialmente in panchina almeno fino a una certa età, 24-25 anni, perché qui si considerano i calciatori giovani fino a 25 anni, e quindi praticamente molti allenatori fanno giocare piuttosto le persone più esperte, giocatori più esperti. Non fanno giocare ragazzi italiani a scapito magari di giocatori comprati da altri paesi, perché per questioni finanziarie, per questioni di conti, perché costano di meno, tutte robe da commercialisti, diciamo così. Sa di fatto che alla fine la maggior parte dei ragazzi italiani, che avrebbe le qualità per emergere, purtroppo finisce per essere persa nel dimenticatoio e per avere una carriera mediocre. E poi c'è anche la questione comunque di un campionato che oggettivamente ha pochissimo appeal, soprattutto per come è costruito, con un'assenza direi totale di marketing. Se pensiamo a come sono la Premier League, la Bundesliga, pensate che ad esempio in Premier League ogni partita viene praticamente controllata, sistemata per quanto riguarda la gradazione del colore da mandare in onda, quindi quello che noi vediamo non è neanche l'immagine reale, ma è un'immagine che viene sostanzialmente modificata per fare in modo che ci sia un certo colore. Quindi anche a livello cromatico sono attenti, grafiche, vendita del pacchetto promozionale del loro prodotto. In Italia purtroppo la Serie A è talmente arretrata a livello di marketing, che praticamente è fatto da dinosauri, ma neanche, che non potrà mai avere appeal all'estero. Poi lasciamo stare gli stadi e tutto quello che ne consegue, ma insomma è un prodotto che fa tremendamente fatica, e poi è tutto un sistema calcio in cui si guarda al momento. E se l'abbiamo visto anche nella nazionale, la nazionale di Mancini fallisce l'appuntamento con le qualificazioni mondiali, certo molta sfortuna in quel caso, ma comunque lo hai fallito, e Mancini ha la possibilità di vincere un torneo nella Nations League sempre quest'estate. Che cosa fa? Rimette in campo i giocatori che hanno vinto l'Europeo, quindi Jorginho, Bonucci, Immobile, giocatori che ormai con la nazionale dovrebbero avere poco a che fare. Quindi anche in questo caso si ha sempre paura di fare un salto nel nuovo, si ha paura magari di dire facciamo un progetto per i mondiali 2026, proviamo a portare dei ragazzi anche magari con rischio di non qualificarci agli europei, ma comunque facciamo crescere una squadra nuova che da qui a 4 anni sarà protagonista al mondiale. Non c'è mai questa cosa, si preferisce sempre la pappa pronta tra virgolette piuttosto che la programmazione. Quindi io credo che questi siano i mali principali del calcio italiano, che è destinato a soffrirne ancora. Poi è vero, alle volte compensiamo come era 2020 perché siamo italiani, e compensiamo con la capacità di fare gruppo nelle difficoltà, con la capacità, con un'alchimia che si può creare in certe situazioni, ok, però non possiamo sempre vivere di questo. Bisogna assolutamente iniziare a programmare seriamente se si vuole tornare ad avere risultati, a qualificarsi ai mondiali, a essere protagonisti davvero e a non perdere il nostro talento giovane. E adesso passiamo alle note positive. E che note positive, perché nel weekend l'Italia dell'Atletica Leggera ha infatti conquistato il campionato europeo per nazioni, una prima volta assoluta, un risultato storico, non era mai successo. Pensate che la Coppa Europa, come si chiamava allora, quando fu creata, esiste dal 65, dal 1965, e l'Italia mai era riuscita a conquistarle, anzi aveva spesso dovuto lottare per rimanere nella divisione principale. I maschi erano retrocessi nel 2006, con poi pronta risalita nel 2007 nella divisione principale. Le ragazze anche avevano fatto un ascensore, un su e giù dalle varie divisioni.
Poi nel 2009 l'unificazione, quindi maschi e femmine insieme, un trofeo unificato e quindi un campionato europeo per nazione con la nuova anche denominazione. E dal 2009 appunto al 2023 l'Italia aveva ottenuto questi risultati: un quinto, un settimo, un ottavo, un settimo, un settimo, un sesto, un settimo, un quarto e poi nel 2021 un secondo posto a soli 2.5 punti di distacco dalla Polonia, squadra vincitrice, e quest'anno la vittoria proprio davanti alla Polonia. E il 2021 è stato quindi l'anno in cui c'è stata la crescita, siamo arrivati al secondo posto, è stato l'anno magico per l'atletica italiana, l'anno che ha fatto sostanzialmente cambiare il corso dell'atletica, l'anno in cui sono arrivate le medaglie di Tokyo, è arrivato davvero la spinta, l'impulso al movimento che ha iniziato a raccogliere i frutti comunque di un lavoro che ha finalmente fatto vedere le sue potenzialità. Questa vittoria è stata netta, è stata una vittoria schiacciante. L'Italia ha fatto 426 punti e 50, quindi ha chiuso con 24 punti di vantaggio sulla Polonia e ancora di più sulla Germania terza e poi tutte le altre staccate dietro. È una vittoria talmente netta, talmente evidente, che anche i discorsi che si possono fare sul fatto che alcune nazionali non abbiano presentato il top, cioè tutti i migliori, avremmo comunque vinto perché magari con qualche punto di vantaggio in meno, ma è stata talmente netta, siamo stati talmente presenti in tutte le gare, con giusto qualche settore che è ancora in difficoltà, come ad esempio il lancio del peso femminile in cui fatichiamo, per citarne uno, ma siamo stati presenti e piazzati praticamente in tutte le gare. L'Italia è stata capace di conquistare sulla pista di Chorzów la bellezza di 7 vittorie, 7 affermazioni. Abbiamo vinto con Samuele Ceccarelli nei 100 metri e questa è una cosa molto molto positiva, perché ha confermato che lui è assolutamente in grado di essere comunque un protagonista a livello europeo. Ha sofferto un po', soffre ancora gli ultimi 20 metri, perché se avesse corso gli ultimi 20 metri come ha fatto i primi 80 probabilmente sarebbe riuscito a fare un 10 netti o comunque si sarebbe avvicinato a scendere sotto la barriera di 10 secondi. Quindi siamo convinti che Samuele, se continua su questa strada, ci può sicuramente costruire un 100 metri di ottimo valore a livello continentale e utilissimo anche per la staffetta. Abbiamo vinto con la Nadia Battocletti nei 5.000 metri, con Sara Fantini nel martello che si è confermata, Tobia Bocchi nel salto triplo e poi Alessandro Sibiglio nei 400 ostacoli. Lui lo scorso anno aveva saltato tutta la stagione per problemi di infortunio, quest'anno si è ripresentato ed ha vinto di poco oltre 48 secondi, ma soprattutto dando un'impressione bellissima in gara, e quasi senza fatica, in controllo assoluto. E praticamente ha dato la sensazione di essere pronto per tornare sotto i 48 secondi, come ha fatto alle Olimpiadi di Tokyo, dove riuscì a qualificarsi proprio grazie al suo personale alla finalissima, quella storica in cui Warholm fece quel record mondiale di portata fantascientifica. E poi il successo anche di Jimbo Tamberi nel salto in alto al debutto in gara, comunque altri punti importanti per lui, che da capitano ha voluto esserci. Ma nonostante questo l'Italia ha conquistato anche altri 5 secondi posti e 3 terzi posti nel computo degli European Games, che comprendevano anche la seconda e terza divisione. Quindi un successo netto, un successo che sottolinea, inutile dirlo, la salute di questa atletica italiana, che è una nazionale ormai sempre più competitiva. Sono finiti i tempi delle controprestazioni, i tempi in cui non si riusciva a vedere nessun miglioramento, dove si andava sempre indietro. Ecco, qui veramente abbiamo dei ragazzi che non solo lottano dando il massimo per se stessi, per migliorarsi di continuo, ma soprattutto ci tengono tantissimo quando indossano la maglietta dell'Italia, divisa dell'Italia, ci tengono a dare il massimo, ci tengono hanno veramente voluto vincerla proprio di squadra questa competizione. E l'immagine finale dell'inno nazionale cantato da tutti quanti assieme è un'immagine favolosa, che davvero riconcilia con la bellezza dello sport. Ecco, se prendiamo, come abbiamo detto prima, le brutte immagini comunque dell'Under 21 svogliata della partita con la Norvegia, senza insomma mordette, senza cattiveria, e poi prendiamo questo orgoglio di questo gruppo favoloso che continua a crescere, che continua a proporre nuovi giovani che si affacciano, persone che si confermano, insomma è qualcosa che ci fa davvero essere felici e sorridenti.
nell'anno che ci porta a Parigi 24. Poi ovviamente l'appuntamento dell'anno sono i campionati mondiali di Budapest di fine agosto, e lì speriamo di trovare anche il nostro Marcel Jacobs, di cui abbiamo parlato nell'episodio precedente. Sappiamo tutti la sue problematiche attuali, e quindi chi vuole ascoltare il precedente episodio, lì ne abbiamo parlato. Speriamo di trovarlo a Budapest, e se non lo troveremo a Budapest in forma, perché purtroppo l'infortunio e le problematiche poi di recupero sono state notevoli, speriamo comunque di che l'anno prossimo possa essere libero da tutti questi problemi e presentarsi a Parigi col titolo da difendere sui 100 metri, in grado di farlo al meglio possibile. Quindi c'è da essere super positivi. E per quanto riguarda gli European Games, appunto, di cui parleremo nel prossimo episodio nel dettaglio, perché si stanno svolgendo e siamo al momento primi nel medagliere anche in questa manifestazione multisport, c'è da essere super ottimisti e super contenti di quanto fatto dai nostri ragazzi. Quindi un'Italia che perde, che delude, forse con un modello anche sbagliato che non porta risultati, e un'Italia vincente che ci fa gioire e che ci fa capire come sia importante la programmazione, come sia importante investire nel modo giusto e come sia importante la motivazione per chi fa sport ad ogni livello. Noi ovviamente ci aggiorniamo nel prossimo episodio. Come sempre, se volete fare delle domande o lanciare spunti di riflessione che possono essere utili per i prossimi episodi, fatelo nei commenti qui sotto, oltre a commentare ovviamente quello di cui abbiamo parlato. Grazie a tutti e alla prossima.